vai. Ce l'hai? Guarda come fuga. Guarda come fa, guarda che combattimento, Muccio. Ciao a tutti amici e bentornati a un'altra avventura di Fishing in France Italy. Oggi sono tornato un'altra volta con il vecchio, col suo artificiale Fortunato. Altra sessione di pesca a Luccio, come ho detto l'ultima volta, siamo nel periodo quasi prefrega, quindi Luccio si comincia a muovere finalmente e quindi speriamo di portare tante belle catture e tante nuove novità. Intanto ragazzi, oggi è il 24 dicembre, quindi vi facciamo tanti tanti auguri di buon Natale e speriamo che questo video vi possa piacere. Intanto speriamo di riuscire a prendere qualche bel bestione. Con il Muccio cominciamo la pesca, quindi noi ci vediamo dopo. Ciao ragazzi! Mamma mia, oggi si muore dal freddo. Ma stavolta sto messo meglio. L'acqua è scesa 3,5 gradi dall'altra volta. Sì, sta 11,3 gradi sta. Ebbene ragazzi, proprio come ho detto in molti dei miei video, cercare il Luccio non è un'impresa molto facile. Tocca trovare la finestra di attività e sperare che ci sia questa finestra di attività. E come dico sempre, è una pesca spaccabraccia, bisogna avere veramente tanta pazienza, bisogna tirare costantemente esche di un certo peso, sempre e costanti, proprio come questa piccola clip. E pensare che questa è solamente una microscopica parte dei lanci che vengono fatti tutte le volte. È una costante, è un continuo, e anche se le previsioni meteo, proprio come in questa giornata, sembrano ottime e quindi ti fanno sperare in una giornata con mangiate non stop, non è sempre così e soprattutto non è per nulla facile. Però poi magari, lancio dopo lancio, arriva finalmente quel momento in cui, mentre stai recuperando su una certa profondità, sempre entro il limite che vi consiglio di 10-12 metri, arriva improvvisamente una botta che ti strappa via la canna dalle mani. Eccolo! Piccolino, calcola, lo avevo visto che mi aveva seguito, poi mi sono fermato perché... No, tranquillo, tranquillo, libero così. Ci speravate, di vedere subito il pescione, e invece no ragazzi, ho deciso di mostrarvi questa clip che è di qualche giorno prima, dove è stato l'unico pesce uscito durante la giornata e è successa questa cosa. Per quanto il pesce fosse piccolo e l'esca anche, il problema che succede spesso con i piccoli è che si cuciono la bocca. In questo caso è successo stranamente con un amo più piccolo. Praticamente l'ancorotto era andato a finire tra il palato, la parte morbida alta del palato un po' in fondo, dato che si era mangiato mezza caramella, e alla fine la parte anche inferiore della bocca. Non riuscivo ad aprirla in nessun modo, non riuscivo ad avere accesso alla bocca del Luccio, non... Sono sincero, sono stato un poco impanicato, quindi se c'è qualcuno di più esperto, ovviamente mi dica anche la sua. Quindi, come ho detto nel mio ultimo video, l'esperienza si fa sul campo. E infatti è quello che ho fatto. Mi sono messo lì piano piano, cercando di mantenere il Luccio più in acqua possibile, anche con tutta la caramella in bocca, e piano piano sono riuscito a fargli uscire l'amo, quello dalla parte superiore della bocca. Dopodiché sono riuscito a slamarlo, senza ferendolo, comunque ferendolo il meno possibile, e piano piano l'ho riossigenato per farlo poi ripartire e farlo tornare a casa. Eccolo qua, e se ne va. È stato un parto togliere sto Luccio. E
Ed eccoci tornati, ragazzi, alla nostra giornata fredda, buia e quasi un po' tempestosa. Vi devo raccontare la mia parte, perché vedrete solamente una piccolissima parte della cattura, perché ovviamente la GoPro, come al solito, fa i suoi capricci e sarà, penso, il caso di cambiarla. Quindi sta per arrivare la mia cattura del giorno. Guarda come fuga! Piccolino! Oh. No, tranquillo, 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 faccio a mano. E vai! Però a te ti devo fare assolutamente un dettaglio. Ecco qua, ciccio. Ciao. Ragazzi, mi avete sentito parlare di dettaglio. Ultimamente, dato che comunque di lucci grandi non ne vedo più l'ombra, ho deciso di valorizzare anche i piccoli lucci, perché se non li osserviamo bene, a volte hanno delle livree veramente fantastiche e ognuno di loro comunque ha una sua particolarità. Allora sto cercando il modo di dargli un onore anche a loro, oltre ad essere stati catturati, e quindi faccio delle foto leggermente sistemate soltanto a livello di effetti e poi le pubblico su Instagram. Quindi ragazzi, se volete vedere anche questi dettagli, iscrivetevi su Instagram se già non l'avete fatto. Grazie del supporto. Ce l'hai? Bello muccio! Niente regà, il muccio mi fa secco pure oggi, guarda come va a finire! E dai! Bello, bello! Grande muccio! Guarda com'è partito! Guarda il muccio che mi sei euforizzato! Chi è? Vai sotto, sotto, sotto! Bravo! Guarda come, guarda che combattimento, muccio! Tiè! Vieni, vieni! Vai! Vai, vai! Bello, muccio! Ah. Guarda che bel pezzo che hai fatto, muccio! Eccolo qua! Mamma mia, guarda che pezzo che hai fatto! Ecco. Sì, è normale. Ok. Famolo scazza un attimo. Questo è bello. Eh sì. Mo misuriamo. Lo facciamo prendere un attimo. Tiè, guarda che bella schienotta che c'ha. Almeno... questo 80. Più. No, è 80. Se ne è 80, comunque stiamo là. Un bello vispo, come piace a noi. Bello! Guarda che italicone! Vai! Zero! Vai indietro! Bella pinna! No! No, mi è scivolato! No, God! 90. Italicone è bello, ragazzi. Vai!
Sì, guarda come se ne va. Ebbene ragazzi, anche questa avventura si conclude così. Grazie al vecchio abbiamo preso questo bel luccione, anzi ha preso questo bel luccione puro italico da 90 centimetri. E che dire ragazzi, noi vi rinnoviamo i nostri auguri di buon Natale, speriamo che lo passate bene, mi raccomando non mangiate tanto e noi soprattutto ci vediamo alla prossima avventura per la fine dell'anno. E mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e commentate. Ciao ragazzi, grazie e alla prossima avventura.